Amici di Non Solo Mare, sempre dall'edizione del Big Blue siamo venuti a trovare una nostra vecchia conoscenza, un amico, Gennaro Amato, della Nautica Mare. Noi ti conosciamo più che altro per quelli che sono nomi storici della nautica italiana, come Molinari, come Angelo Carnevali, che tu per anni hai rappresentato un po' su tutto quello che è Napoli, la Campania, il sud Italia in generale. Tante le persone che si sono avvicinate grazie a te a quel tipo di imbarcazione, però qua noi vediamo uno stand dedicato completamente a dei gommoni, il marchio molto bello, un marchio nuovo, Italia Marine, una nuova esperienza che nasce proprio da Gennaro Amato, una richiesta specifica che tu hai avuto forse di avvicinarti anche al mondo dei gommoni. In effetti è una nuova sfida che mi sono lanciato nella vita, dopo aver fatto diciamo l'esperienza per decenni di quello che era il venditore, il rimessatore, il concessionario di imbarcazioni, ho deciso di cimentarmi in questa nuova esperienza avendo un bagaglio abbastanza grosso di esperienze sia come utente dell'imbarcazione che come... Ricordiamo, tu il mare lo vivi con passione e spesso... Con passione lo vivo con l'anima e lo vivo per davvero, perché io la barca la uso, quindi questo... Noi eravamo stati diverse volte da te a Ischia, avevi una bellissima barca, che possiamo anche dirlo, col quale tu uscivi con la famiglia, al di là di quello che è il tuo lavoro. Sì, ho una bellissima barca, come diciamo la barca è stato un pochettino diciamo il mio oggetto di desiderio estivo, quindi sin da ragazzo ho avuto barche, sin da ragazzo ho vissuto l'esperienza della barca a mare. E oggi diciamo che i gommoni nascono da questa mia esperienza, pensando, e credo che certamente sarà così, di poter accontentare con tutto quello che ho messo di esperienza, sia di tecnica che di design, perché di design. Anche su certi dettagli, sì, con Molinari, con Angelo. Abbiamo usato sui gommoni le stesse cose che si usano su barche come l'Iron Marine oppure come Carnevali. Basti ci dicevi appunto che un gommone dovrebbe essere una barca con i tubolari. Sì, oggi diciamo che tutti pensano di fare il gommone, ma il gommone non è altro che una barca con il tubolare vicino. Quindi, perché il gommone all'epoca era il canotto, quello, sì, insomma, quello col paiolato. Bravo, era quello col paiolato, la canina pneumatica. Oggi vedi una barca a tutti gli effetti con il tubolare. Il tubolare che serve in effetti a dare un assetto quando la barca è ferma in rada, in modo che non sia a barcollare quando c'è un'onda che viene di traverso. Ma al di là di questo abbiamo messo tutta l'esperienza, basta vedere dal piccolino, dal 26, che è il Panarea, abbiamo fatto questo comune. Ecco, perché ricordiamo, vi siete presentati con quattro modelli, sì, pronti via, cioè sono tutti e quattro nuovi. Pronti via, abbiamo dato quattro nomi di località italiane che tutti conoscono, il 26 appunto si chiama Panarea, il 28 si chiama Vesuvio è il nome scelto perché, essendo un'azienda napoletana, Napoli la rappresentiamo tutti nel mondo con il Vesuvio, quindi abbiamo dato il nome Vesuvio a questo comune. Un'altra bella località italiana è Portofino, anch'essa una località molto ambita da tutti, e Dulcis in fundo Capri, il 34 gli abbiamo dato il nome. Non poteva essere diversamente, perché quella è veramente l'isola più bella che c'è al Salone, è l'isola felice che tutti sognano di poter vivere con la famiglia, un 10 metri eccezionale. Esatto, quindi il 26 l'abbiamo pensato come un walk around di 7,80 metri, dove abbiamo un bel prendisuolo di poppa, una console molto aggressiva perché il gommone si presenta in modo aggressivo, questo 26 piedi, un prendisole di prua ampio da poter ospitare più passeggeri a bordo e renderli praticamente più confortevoli in quella che è la navigazione. Abbiamo dato degli accorgimenti tecnici come possono essere le nostre due pedane che vedete a poppa, ogni pedana è corredata di una scaletta da mare. Alla sua doccia. Ogni pedana ha la sua doccia, quindi abbiamo le due docce a poppa con le due scalette da mare. Può sembrare un di più, ma in realtà sappiamo che poi la barca è piccolina, perché alla fine qualsiasi barca risulta piccolina. Abbiamo pensato di dare un comfort, diciamo, alla famiglia o ai ragazzi, in modo che quando si ha un gruppo di famiglia come nucleo di quattro persone o più, dove ci sono anche i bambini possono praticamente usare il modo di salita senza litigare e quindi fare stare nella massima tranquillità, nella massima serenità
all'equipaggio. Diciamo che sentendoti parlare viene proprio fuori quello che dicevi prima, cioè tu tutte queste cose sono vissute sul campo, cioè sono quelle esigenze che poi si provano uscendo in barca e dici mannaggia, avessi avuto un'altra cosa. Che per esempio abbiamo rubato dalla nostra esperienza è il fatto di aver messo su ogni modello la doppia autoclave. Doppia autoclave perché uno nasce dal fatto che nel mese di agosto, che è il mese diciamo che tutti siamo alla barca, si può avere una avaria alla stessa, quindi in quel momento può essere difficile reperire un elettrauto o reperire una sostituzione della stessa autoclave. In questo caso noi abbiamo fatto altro che montare un autoclave di riserva, che basta soltanto pigiare il pulsante autoclave numero 2, si ha rinnovo in attivo tutto quello che è praticamente l'impianto idrico sulla barca. Dico barca e attenzione, perché ritorno a stabilire il concetto che chiamiamo gommoni questi oggetti, ma di gommoni è rimasto ben poco, soltanto il tubolare. La vetroresina ha dato molto a questo mercato, specie nella gommonauta, perché ha agevolato molto il lavoro per quanto riguarda l'estro anche del design, cioè con la vetroresina si possono fare delle cose che forse all'epoca con legno sarebbero state troppo complicate, però come dici tu poi sono diventati barche, cioè usando molto la vetroresina si va incontro alla barca. Sì, si è andati incontro alla barca, quindi oggi questo è un oggetto, anche se elegante, anche se sportivo, ma diciamo che è una barca. Anche perché a quel punto ovviamente diventa anche impegnativo, cioè non è più il canotto da 1000 euro, ha il suo costo, è un costo che comunque permette ancora di navigare agli appassionati, di avvicinarsi al mondo della nautica, però quando comincia a mettere sul tavolo cifre di 30, 40, 50, 60 mila euro, giustamente uno che lo compra poi si aspetta anche che le finiture siano a quel livello. Fuori dubbio. E noi abbiamo usato quelle finiture e quei materiali che abbiamo sempre visto usare dai cantieri prestigiosi come l'Iron Marine di Paolo Molinari o il cantiere Angelo Carnevali. Ecco, lì appunto dal 26 poi saliamo al Portofino 28. Saliamo a Portofino 28, un altro bell'oggetto che abbiamo cercato di renderlo ancora più gradevole facendone una console molto ampia, con un parabrezza molto ampio, in modo che si possa essere più ricoverati da quello che praticamente possono essere le avversità di un vento, di un mare. C'è da sottolineare che tutto quello che tu stai dicendo, tutti questi dettagli, questi accessori, la doppia autoclave piuttosto che la doppia doccia, voi avete fatto una scelta che una volta stabilito che queste sono le cose che noi riteniamo giusto avere a bordo, il prezzo comprende tutto questo, perché date un prodotto finito per come voi concepite il mare e quindi ritenete che questo è il gommone. Non è che poi si paga a parte. No, non si paga a parte né il vericello elettrico né la doppia autoclave. Sono oggetti che vanno messi su queste imbarcazioni non come optional ma come dotazioni standard, proprio per fare sì che l'utente possa avere ben preciso nella mente qual è il costo effettivo dell'imbarcazione. Anche perché voi ritenete che non sia un optional, serve. No, è una cosa che non va. Se no non l'avreste messa. Come un optional, ma va montato come fatto. Di serie, perché è necessario. Sì, perché è necessario per fare sì di avere un buon utilizzo dello stesso. Di vivere poi la giornata di mare come va vissuta, perché sia quando si è in rada, che quando si naviga, che quando si fanno le manovre di ormeggio, insomma deve essere una giornata all'insegna del piacere, non sì, può essere un... lo stress. Quindi anche per questo poi abbiamo progettato il 29, perché essendo la barca diciamo più grande di 40 cm rispetto all'8,50 c'era la possibilità di avere anche un vano sotto la console da poterci mettere un WC marino, utilizzando poi non l'acqua di mare ma utilizzando l'acqua dolce in modo che essa non possa ristagnare nelle tubazioni e quindi non dà quell'odore sgradevole di quando si apre un piccolo ambiente che è quello della console, perché solitamente si monta il bagno con l'uso dell'acqua di mare, ma l'acqua di mare come tutti ben sappiamo ristagna dei tubi e dopo 10 giorni che non si va in barca, nell'aprire la console di guida si ha quel cattivo impatto che è quell'odore un pochettino diciamo ripugnante. Mentre invece sul 34, che è una barca un poco più grande, perché parliamo di un 10 metri, largo 3,80 m, abbiamo dato molto più comfort. Con spazi che si trovano sui 12 metri. Abbiamo dato molto più comfort. Noi siamo rimasti impressionati dal prendisole di poppa. Si può chiamare un prendisole perché è una spiaggia. È la misura che abbiamo sempre visto sulle barche di 11 metri, tipo il 35 dell'Iron Marine. Gli abbiamo dato una bella seduta di divano di poppa, gli abbiamo dato la doppia vasca come utilizzo da parte delle signore che me l'hanno sempre chiesto sulle barche. Ecco qua, ho messo proprio
tutta l'esperienza di quello che praticamente è il venditore e di quello che praticamente è l'utente finale. Infatti abbiamo visto come anche le scelte cromatiche sono molto belle, a livello estetico danno veramente un bel impatto questi gommoni, però devono essere funzionali. Vorrei aggiungere un'altra cosa, un'altra piccola chicca che abbiamo fatto sul 34 e che abbiamo messo giù nella console di guida, anche l'uso, oltre all'uso del WC, ma abbiamo messo anche l'uso di un bidet, che è un accessorio molto 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 utile, specialmente per le signore. Se ci sentono quindi, i francesi. I francesi sono persone che conosciamo bene, quindi purtroppo non hanno la nostra stessa filosofia di quello che può essere una questione. Però di le signore italiane apprezzano. Con molto. Poi abbiamo visto che il bagno, tra l'altro, adesso al di là che c'è anche il bidet, ma è molto spazioso, cioè è quasi un locale dove la donna può anche prepararsi. Insomma. Abbiamo poi fornito praticamente questo vano spogliatoio, diciamo bagno, l'abbiamo fornito di cassetti, l'abbiamo fornito di un armadietto, l'abbiamo fornito diciamo come se fosse una mini cabina da usare nell'uso giornaliero della barca. Ecco, perché comunque tutti e quattro i modelli che hai descritto restano degli open puri con queste soluzioni che permettono di avere un piccolo bagno, uno spazio per ripararsi, ma non sono ovviamente il cabinato che invece resta la barca, quindi sì, lì si va sulla casa proprio, no? Qui si parla di vivere la giornata di mare all'insegna del piacere e tornare poi la sera stravolti, stanchissimi, pieni di aver fatto tutto quello che si poteva fare, però si torna a casa a dormire. Comfort, sì, questa è la nostra filosofia, quello di dare il massimo utilizzo della barca senza avere diciamo stress aggiuntivi di quello che è una giornata diciamo di lavoro, ma rendere una giornata di mare una piacevole vacanza, anche se solo di 24 ore, ma una piacevole vacanza. Abbiamo investito molto, anzi siamo un'azienda in controtendenza, perché in questo momento dove le aziende chiudono, noi abbiamo deciso di metterci in gioco e quindi con i nostri soldi, senza l'aiuto delle banche, senza l'aiuto delle, anche essendo a sud, di leggi particolari dove praticamente danno un aiuto alla sovvenzioni e via dicendo, e cose via, noi abbiamo deciso con le nostre forze di iniziare questa nuova attività. E allora Gennaro, adesso resta soltanto il fatto che qua sono belli, però come sempre le fiere purtroppo sono a terra, non sono in acqua, non si possono provare i mezzi, sicuramente il pubblico che ha visto queste immagini resterà colpito da quanto sono belli questi gommoni Italia Marine. Quando potranno vedere qualche immagine? Quando è prevista insomma più o meno la prova di questi mezzi in acqua? È fuori dubbio che io prima di portarli qua in fiera li ho testati con mare, non con diciamo, li ho testati soltanto per vedere le loro velocità massime, perché mettere in mare una barca e testare soltanto quello che praticamente è la velocità massima è come andare a provare una Ferrari e vedere soltanto sul rettilineo che cosa fa. Non a breve faremo un evento a Napoli dove inviteremo i nostri fedeli amici e clienti a fare sì che non solo possono gustare quello che è la bellezza e l'estetica dell'imbarcazione, ma gustare anche quello che sono le proprietà della carena di questa imbarcazione. In un golfo che noi che seguiamo la motonautica, lo diciamo sempre, è veramente la scuola più difficile, lì passi l'esame, o sei bravo o la barca funziona bene, perché il Golfo di Napoli è veramente un banco di scuola di quelli d'alto livello. Di alto livello, sì. Per le varie condizioni che si incontrano è molto particolare. Noi abbiamo ringraziando Dio per quello che sono i venti, abbiamo lo Scirocco, abbiamo il Maestrale, abbiamo la Tramontana, abbiamo lo stesso il traffico. E abbiamo poi il traffico delle barche che ci rende. Perché per fortuna ancora il Golfo di Napoli è molto vivo. Un moto ondoso, diciamo, di quelli tosti da fare. E là veramente o sei bravo in quello che è praticamente il progetto della carena che hai fatto, altrimenti oppure la donna ti dice questo non fa per me. Non fa per me. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque. È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico. Con